Bala ragazzi, eccoci qua con la prova dal vero in campo del metal detector Apollonia Gold ad alta frequenza 18 kHz, detto piratone. Piratone, guarda che spettacolo! Il piratone con tutto camo, verde militare, è bellissimo, facilissimo da usare, che avete già visto anche dal video delle regolazioni, è facilissimo da usare e regolare. Uno lo accende in 10 secondi e già in ricerca. Spettacolare, infatti vedo che sempre di più chiedete metal detector analogici e io vi rifaccio i video delle ottime marche che dispongo e distribuisco, che trovate tutti al sito metaldetector24.com. Mi contattate all'email info@metaldetector24.com che vi faccio il prezzo buono. In occasione di agosto e delle ferie estive, questo qui è un prezzaccio, 270 euro. E siccome che a me piacciono i lavori fatti bene, vedo che questa videocamera, che fa anche i video proprio professionali e addirittura il gimbal, vedo che sta lavorando molto bene. E allora mettiamoci in moto col metal detector Apollonia Gold, lo accendo, così faccio anche il video dalla ricerca dal vero, che vedete anche come lo uso e come lo muovo alla velocità giusta. E qui vedete che si accende anche il display, col quadrettino che si posiziona davanti alla zona della tipologia dell'oggetto rilevato, e in alto a sinistra c'è anche un piccolo numerino che dà il numerino da 0,99, che sono praticamente il valore conducibilità dell'oggetto rilevato approssimativo, non super preciso, fa quello che può e lavora molto bene. I numeri bassi e negativi sono inerenti al ferro, acciaio e ghisa. In centro in mezzeria oro, bronzo, rame, ottone, numeri intermedi, mentre numeri alti argento e alluminio. E a volte anche le leghe di ferro cadmiato, ferro zincato, cromato, eccetera, possono dare valori alti. Dopo si riconoscono dal suono. Suono tondo è un oggetto di monometallo. Suono tac-tac, che un po' ha smorzato, di solito può essere anche un oggetto di ferro cadmiato, ferro zincato, ferro arrugginito o rispettive leghe. Poi abbiamo visto qui, io questo lo uso in monotono, adesso in monotono suono solo gli oggetti buoni e gli oggetti ferrosi li scarcagnozza, mentre la discriminazione la lascio a metà come consiglia il fabbricante e metto in soglia, guardate, la manopola della soglia del suono. Tengo, per avere la massima sensibilità, una minima audio di suono di soglia audio. Poi comincio la ricerca stando a circa 1-2 centimetri da terra, non di più, 1 cm da terra, e anche qui ha già rilevato qualcosa. Abbasso un po' la sensibilità perché qui non devo far rivedere il tiraggio. E dopo sentite che il suono lo dà più deciso e con meno falsi segnali. Ecco, qui c'è qualcosa di buono. E il display, vedete anche come segna. La relativa segnalazione. Sentite? E qui fa cloc cloc, c'è del ferro e lo discrimina. Anche quando suona una volta ad andare o a tornare, poi dopo ci ripassate sopra e non suona più, significa che sotto c'era del ferro che ha discriminato. Sentite, fa cloc cloc. E invece qua c'è un oggetto discreto che si può scavare, valutabile, buono. Ecco, ora che fa cloc cloc, guardate, abbasso la discriminazione e difatti lo rileva perché è ferraccio, vedete? Che ho abbassato la discriminazione. Io adesso la discriminazione la rimetto a metà e lui giustamente me lo discrimina.
Qui invece c'è un oggettino buono che si può scavare. Vedete anche la velocità di come lo muovo. Non è troppo veloce, come vedo qualcuno che fa così all'impazzata e a parer mio sbagliano alla grande e lasciano indietro tanti oggetti, né tanto lentamente, qui c'è qualcosa, né tanto lentamente, così è ancora molto veloce. Se uno va ancora più piano, vedi, andare piano lo si può fare con il metal detector non motion, tipo Cisco 990, 1220, che quando agganciano l'oggetto più ti avvicini più lo segni, e andando piano lo sentono ancora meglio. Ma con questi metal detector qui motion, questa è la velocità giusta da operare. Qui c'è qualcosa, non suona più, e segno che era un falso segnale che ha discriminato un oggetto ferroso. Vedete? Anche qui. Ricordatevi che l'oggetto buono, ecco, questo è perfetto. Qui bisogna che si guardi. Questo è un oggetto eccezionale. Probabile che sia una moneta di 1 euro, 2 euro o 50 centesimi che ho lasciato indietro durante le varie prove. Quando piove, che c'è, si ammorbidisce un po' il terreno, magari ci si dà un'occhiata. Adesso suona la base di cemento armato, perciò direi che avete capito bene la spiegazione, l'utilizzo dal vero del metal detector piratone. Non vi rimane che far vedere il video, passarlo nei forum, nei social network, fate vedere questo video a tutti gli amici. Se qualcuno è interessato o vuole sapere qualcosa, mettete, scrivete nei commenti. Io sono qua, i video ve li faccio, vi spiego tutto come va usato, come va utilizzato, anche dei trucchi, delle furbizie. Vi spiego il metal detector in base a quello che vi serve per la vostra ricerca. Mi dite quanto più o meno volete spendere. Mi dite più o meno dove andate in ricerca, se andate in mare, se andate nella spiaggia, in battigia, in collina, nei campi, eccetera. E io cerco di trovarvi il metal detector migliore per le vostre necessità, la vostra spesa, il vostro budget, dove volete andare, il vostro tipo di ricerca e la zona. E vedrete che vi troverete bene con Stefanone. Fate sempre un affarone. Ciao a tutti.